Ciao a tutti! Oggi siamo in Valle Po, in provincia di Cuneo. Abbiamo parcheggiato la macchina a Pian della Regina e la destinazione di oggi è Punta Sea Bianca. Partiamo! Passati davanti al ristorante, proseguiamo adesso verso il Colle della Gianna. Lasciata la strada asfaltata, si seguono le tracce bianche e rosse e si risale il vallone a zigzag. Arrivati a un pianoro dove sono presenti due grandi ometti, si mantiene la destra lasciando il sentiero, risalendo i pendii detritici. Si arriva poi a risalire i pendii erbosi, parecchio ripidi. Come vedete, alle nostre spalle, sempre il re di pietra che ci fa compagnia. Dopo una punta rocciosa si prosegue lungo il sentiero, seguendo gli ometti di pietra. Eccoci! Dopo l'ultimo tratto di sentiero si arriva in cima dove c'è un grande ometto. Veloce toccate fuga dalla punta, adesso stiamo scendendo perché si è alzato un bel vento forte e la temperatura è scesa parecchio, quindi la pausa pranzo la faremo più in basso. Assolutamente sì! Eccoci qua, ci siamo accampati in questo prato, un po' riparati dal vento. Adesso ci concediamo una piccola pausa pranzo e poi procediamo con la discesa. Siamo di ritorno al parcheggio. Adesso facciamo una piccola tappa al bar, facciamo pausa merenda e ci vediamo dopo per i saluti finali. Mi raccomando, non ve l'ho ancora detto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per restare aggiornati sui nostri prossimi video. Terminata la sosta bar. Allora, l'itinerario di oggi non è particolarmente impegnativo, tranne magari alcuni pezzi che sono un po' più ripidi, ma diciamo verso la fine, prima di arrivare all'ometto di pietra. Come durata all'incirca stiamo sulle 2 ore. Sì, il sentiero inizialmente è ben segnalato con tacche bianche e rosse, anche se non sono molto visibili perché sono già particolarmente sbiadite, quindi bisogna aguzzare un po' la vista. Da metà percorso in poi queste tacche spariscono,
e quindi bisogna risalire i prati puntando alla vetta. E che dire? Alla prossima, con zaino in spalla!